3 settimane fa, però la situazione in Lombardia è effettivamente una situazione un po' più complicata rispetto ad altre regioni. Quindi il tema del governatore è giusto, però è altrettanto vero che la Lombardia va tenuta, come dire, sotto osservazione, perché è una grande regione, era più popolosa, è quella che ha anche i maggiori flussi. Il problema della Lombardia è che è una regione estremamente di flusso, e vive di flusso, c'è un crocevia tra varie zone d'Italia e fra Italia e Europa, quindi avere così tanti, abbiamo una densità abitativa molto alta. Quindi ci sono delle ragioni strutturali che fanno, al di là di possibili politiche più o meno efficaci, però proprio strutturalmente la Lombardia è una regione di densità e di flusso e quindi è più esposta ovviamente al rischio di una epidemia. Per cui, Professore, ma siamo nella stessa condizione di marzo? allora, Siamo questa è in un'altra una domanda condizione interessante, peggiore? è una domanda molto interessante. Allora, io ho preparato diciamo un altro indicatore, l'indicatore di gravità dell'epidemia. L'indicatore di gravità mette insieme i ricoveri generici, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Ecco, lasciamolo un attimo a favore di camera, Questo così lo è diciamo. proprio il grafico di base. Questo è l'andamento di tutta l'epidemia dal 21 febbraio a oggi. Fatto 100 il picco su questo parametro è un parametro di gravità e mette assieme i ricoveri generici, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Quindi misura la parte pesante dell'epidemia ed è forse l'indicatore più attendibile. Noi oggi siamo grossomodo al 77% del picco che abbiamo avuto a marzo. Quindi è una fase comparabile. L'epidemia è tecnicamente più estesa oggi, anche perché la misuriamo di più, e è ancora un po' meno intensa, però diciamo la curva dell'intensità è anch'essa in crescita. Quindi qualche misura andava presa, su questo direi che non ci sono dubbi, o meglio, bisognava evitare di arrivare nella condizione di dover prendere delle misure. Questo si sarebbe potuto fare, in particolare seguendo le proposte di alcuni epidemiologi, di arrivare già a inizio settembre con una capacità industriale di tamponatura che fosse intorno ai 400.000 tamponi al giorno. Se noi ci fossimo industrialmente dotati di quella capacità, saremmo riusciti nel periodo da fine agosto a oggi a tenere imbrigliate l'epidemia e a evitare che diciamo, risorgesse in intensità. Vi faccio solo l'esempio della Slovacchia, per capire come paesi anche minori hanno avuto la forza di attrezzarsi. La Slovacchia la settimana scorsa ha fatto, la Slovacchia ha circa 5 milioni di abitanti, è metà Lombardia come popolazione, però in un solo giorno, hanno fatto 2 milioni e mezzo di tamponi. 2 milioni e mezzo di tamponi, mettendo in campo 40.000 medici, una rete di volontari, mettendo le forze armate, che hanno anche una loro sanità, tra l'altro, in tutti i paesi, e la nostra è una sanità militare d'eccellenza. Quindi, con un grande sforzo nazionale, la piccola e marginale Slovacchia è riuscita a fare 2.400.000 tamponi al E giorno. quindi si rinnova quello che io da tempo dico: non siamo in una crisi sanitaria, perché per fortuna abbiamo per esempio ancora una buona parte delle terapie intensive che sono vuote, 2.500 più o meno sono occupate, ma ne abbiamo ancora 7.500 libere. Il problema è che abbiamo un problema appunto di politica sanitaria, che è diverso. Cioè, se avessimo fatto 400.000 tamponi, avremmo una condizione diversa. Abbiamo avuto un problema con la sorveglianza attiva, che è l'unico modo per evitare che una epidemia torni a essere epidemia e invece si riduca a pandemia. Noi dovevamo avere la capacità media di fare 400.000 tamponi. Perché 400.000 tamponi? Perché in media un contagiato può rischiare di contagiare altre 20 persone, quindi fino a un massimo di 20.000 contagiati saremmo stati in grado già le settimane scorse, i mesi scorsi, fino addirittura a 20.000 contagiati saremmo stati in grado di contenere l'epidemia. Se noi ne facciamo 100.000 di tamponi, siamo in grado di contenere fino a un massimo di 5.000 contagi. Questo è il punto. Quindi il dimensionamento fatto in particolare dal professor Crisanti era di 400.000 tamponi, equivalenti a poter tenere sotto controllo ben 20.000 contagiati al giorno. Noi non abbiamo raggiunto questa capacità industriale e l'epidemia quindi ci è sfuggita. Ma è un problema di organizzazione. Non c'è nessuna maledizione biblica da affrontare. È una malattia importante, seria, ma che si può ridurre allo stato endemico con uno sforzo industriale e di organizzazione nazionale. Bene, io ringrazio il professor Alessandro Amadori che ha questo pregio straordinario di essere chiaro nell'esposizione. In pochi minuti ci ha fatto capire quello che sta succedendo, quello che bisognerebbe fare, quindi come si può risolvere questo problema del Covid con la organizzazione. Questo è quello che ci rimane. Grazie, professore, di essere Grazie stato qua con noi. a voi, grazie. Grazie. Un po' di pubblicità.